Veramente esprimere tantissima solidarietà e ammirazione per questa esperienza del Cinema Palazzo. Ho passato anni in cui nei movimenti no global, altermondialisti, quando dicevi che la tua C nel tuo nome significava cultura e non comunista, ti dicevano: e allora che stai a fare qua? Sembrava che la cultura non facesse parte del movimento no global, e penso che esperienze come queste dimostrano il fatto che la cultura è il pilastro dell'alternativa. Quindi grazie tantissimo, vediamo di riuscire a costruire il più possibile solidarietà anche da parte nostra verso questa bella storia. Io poi mi scuso, perché come non si fa mai non starò fino in fondo, perché devo prendere un aereo e devo andare in Kurdistan a Diyarbakir, dove c'è un primo piccolo incontro preparatorio con i movimenti maghrebini per cominciare a porre le basi per la preparazione del Forum Sociale Mondiale che a gennaio del 2013 si terrà nel Maghreb. Bisogna ancora decidere se sarà in Egitto o in Tunisia. È la prima volta che il Forum Sociale Mondiale si riunisce nella nostra regione ed è la prima volta che si riunisce nel mondo arabo. E io spero che faremo insieme il percorso preparatorio che ci porterà a questo forum, che essendo anche così vicino potrebbe veramente permettere di fare un bagno di relazioni internazionali a migliaia di persone e soprattutto di ragazzi giovani. Prima di tutto perché credo che la comunità mediterranea forse sia il solo spazio dove possiamo pensare di immaginare il modello di un'alternativa diversa. E poi perché credo che quello sia uno spazio che dobbiamo agire assieme. Abbiamo da mettere insieme questa rete italiana per il Forum Sociale Mondiale. Noi in questi anni, con un manipolo molto piccolo di organizzazioni e persone, abbiamo provato a tenere in qualche maniera, a non perdere, a non disperdere quel patrimonio di legami che vanno da Via Campesina alla Confederazione Internazionale dei Sindacati, alle grandi reti cattoliche della solidarietà e dei diritti. E queste relazioni sono a disposizione. Sono a disposizione, decidiamo insieme come gestirle, decidiamo insieme come rappresentarle, decidiamo insieme come organizzare uno spazio che ci veda uniti a non perdere quella dimensione internazionale che non può essere, in un periodo tremendo di crisi, un lusso per i tempi buoni. Non perdiamola questa dimensione, diciamo, internazionale unitaria in questo momento qui, in cui giustamente dobbiamo concentrarci sui fatti di casa nostra. Perché guardate, persino la parola beni comuni, che oggi ci fa dire a tutti, no, che vogliamo la democrazia dei beni comuni, noi l'abbiamo imparata all'estero, insieme, nelle cose che insieme abbiamo fatto. E quindi proviamo insieme, diciamo, a trovare le forme per gestire unitariamente una relazione con questa grande rete unitaria, la più grande rete unitaria che esiste al mondo e che è mai esistita, che ci mette in collegamento con gente che in posti impensabili sta dalla nostra stessa parte. La prima cosa che ci abbiamo da fare insieme è il 15 d'ottobre. E non è facile a farlo, io penso, perché ci stiamo provando con tutte le forze e spero che ce la faremo, ma farlo tutti insieme non è semplicissimo, perché ci rendiamo conto da soli che stiamo cercando di fare una, diciamo, alleanza, un patto fra aree sociali organizzate, in un momento in cui in teoria quel 15 d'ottobre dovrebbe essere agito, promosso, inventato invece, diciamo, dalla cittadinanza attiva spontanea, quella che ci dovrebbe travalicare, scavalcare, andare molto oltre noi, che però non ci abbiamo squadernata in Italia, purtroppo, l'avete già detto voi stamattina. E quindi, diciamo, in qualche maniera la capacità di costruire un patto fra organizzazioni sociali che si mettono al servizio della costruzione di un contenitore che possa essere agito il più possibile da quei cittadini che ancora stanno a casa, perché sappiamo che l'unità produce valore aggiunto, è una di quelle cose che ci può aiutare, ci fa fare servizio all'ascesa in campo di una partecipazione travolgente che ancora purtroppo vediamo che non c'è. Ed è difficile anche a farsi il 15 d'ottobre, perché sappiamo bene, lo sappiamo benissimo, ce lo dice la convocatoria del 15 d'ottobre,
che il tema che non abbiamo in realtà in questi ultimi anni mai affrontato così chiaramente, c'è sempre stato, ma adesso siamo veramente arrivati al pettine, è che oltre alla crisi grave, drammatica, terrificante, più grave di quanto mai avevamo pensato, che ci sta raggiungendo e che ci ha raggiunto, in più abbiamo anche una terrificante crisi della democrazia, della partecipazione e delle forme di rappresentanza, quelle politiche e persino quelle del sociale. Ed è difficile riuscire a mettere in campo l'alternativa in un momento in cui democrazia e rappresentanza stanno in crisi loro stesse. E da questo punto di vista, e chiudo rapidamente, io penso che non ci sono risposte facili, non ci sono scorciatoie, perché costruire l'unica soluzione che io adesso vedo, che è quella di una gigantesca redistribuzione di potere fra cittadinanza, attori sociali e rappresentanza politica, è complicata a farsi e non la intuiamo, ma non ne sappiamo neanche le regole. È un laboratorio che bisogna fare e io penso che il compito che ci spetta mentre cerchiamo di mettere in campo il pensiero nuovo dell'alternativa deve anche essere un laboratorio su questo. E da questo punto di vista, per un'associazione come la nostra, che è un'associazione al nostro stesso interno plurale e che ha scelto per necessità e per virtù di gestire relazioni plurali, noi, io vi dico che tornerò a casa, racconterò di questa assemblea che mi è sembrata squadernare tutti i contenuti e i temi di cui noi anche cerchiamo, in cui noi anche cerchiamo di misurarci, e vi posso dire già da adesso che sicuramente c'è una disponibilità grande, come c'è sempre stata, ma in questo caso diciamo ve la confermo, a collaborare insieme sulla riflessione politico-culturale, sullo squadernamento dei contenuti dell'alternativa, sulle vertenze, sulle lotte. C'è un tempo, io credo, per ogni cosa, come diceva qualcuno molto più autorevole di me, cioè la Bibbia e anche i Birds. E comunque c'è un tempo per costruire e rafforzare le proprie identità, c'è un tempo per costruire le alleanze politico-culturali più forti, c'è un tempo per la costruzione dello spazio pubblico largo, quello dove stai vicino anche a quelli che non ti stanno tanto simpatici, ma dove si prova a sperimentare, diciamo, la guarigione da questa malattia genetica della sinistra che fa sì che t'ammazzi sempre di più con quello che in teoria ti dovrebbe stare più vicino. Ecco, questo, io penso, questi tre livelli non sono in contraddizione, si possono giocare tutti e tre assieme e fa bene giocarli tutti e tre assieme. Io sono convinta che sia in quello della costruzione dello spazio pubblico unitario, sia in quello del tentativo, diciamo, di costruire pezzi di alleanze, possiamo giocarlo assieme, perché è difficile riuscire in questa fase a cavare il ragno dal buco e cercare di evitare il cortocircuito che a me mi spaventa di più. Quello che mi spaventa di più è quello di questi giorni, cioè il fatto che dobbiamo mandare a casa Berlusconi, ma che c'è troppa gente che è disposta, poiché sta attaccando a Berlusconi e il governo, a considerare Standard & Poor's come la Madonna. E questo secondo me è quello che ci aspetta, è questo che dobbiamo combattere nel prossimo periodo. Grazie a Raffaella, ora c'è Luca Spadon di Link e poi si prepara Mauro dell'Aula Flex Unicommon Napoli. Allora, guardate, io credo che questa assemblea sia importante perché è una di quelle assemblee che, come dire, nella parzialità che rappresentiamo costruiscono un percorso verso quella che è la grande data del 15 ottobre. Credo che sia importante, guardate, non solamente perché, come dire, veniamo qua, ci confrontiamo e tutto, ma perché penso che quello che noi dobbiamo provare, come dire, a costruire rispetto a quella data, quella che sarà una grande data, quella di indignazione collettiva, sia un grande movimento che noi dobbiamo provare a mettere in campo a partire da subito. Ora guardate, quella data va costruita. Noi la costruiremo come studenti, come movimento studentesco, la costruiremo nelle nostre scuole, nelle nostre università, lo faremo il 7 ottobre in piazza, lo faremo pensando che quello di cui è importante andare a parlare è veramente quello che succede ad oggi, quello che è l'elemento della crisi
è quello che, come dire, quello che la crisi incide e va a colpire rispetto a quello che è appunto la nostra generazione. Noi lo percepiamo, io credo che sia importante questa assemblea per la capacità che ha di rilanciare rispetto al percorso di costruzione di quella data. E guardate, credo che sia importante, una data che non può finire lì. Cioè, se qualcuno oggi pensa a un grande momento di esplosione collettiva, singolo, che però non va avanti, non ha una ripercussione in prospettiva, sbaglia. Quella data non può esaurirsi al 15 ottobre. Cioè, noi dobbiamo costruire a partire da quella data un meccanismo di partecipazione che costruisca un movimento forte, non solamente studentesco, ma che sappia andare oltre. Perché noi non possiamo veramente pensare ad oggi che la soluzione venga da una singola data di manifestazione, un singolo sciopero, un singolo elemento di rottura, ma deve essere frutto di una costruzione più ampia che vive oggi nella società. Ora guardate, quello che noi non possiamo veramente pensare e fermarci a quello che è il meccanismo dell'indignazione. Quando abbiamo scritto quell'appello abbiamo detto: siamo indignati, ma indignarsi non basta. Non basta, perché noi da quell'indignazione poi dobbiamo costruire un piano di lotta rispetto a quella data. Dobbiamo essere in grado di costruire quello che è un conflitto reale all'interno di questa città e che poi riparta all'interno per noi dei nostri luoghi di affermazione, ma che riparte in tutti i nostri territori a partire da quella data. Perché guardate, noi il 15 ottobre dobbiamo chiedere alcune cose. Francesco diceva: noi dobbiamo chiedere la caduta del governo, dobbiamo mandare a casa questo governo, questo elemento è importante. È vero che non possiamo fermarci alla caduta del tiranno, però è vero che va mandato a casa. Ma questo, guardate, perché io oggi mi confronto, come dire, e penso che se uno ha di fronte un movimento si deve porre un tema. Se ha un governo davanti che distrugge scuole e università, che uccide quello che è tutto un meccanismo di welfare esistente, che distrugge tutte le sociali oggi presenti, che, diciamocelo, massacra gli immigrati a Lampedusa con i poliziotti che li caricano, facendoli cadere giù da quelle balconate, allora noi dobbiamo porci il tema di come mandiamo a casa questo governo. Però è chiaro che non può bastare, no? Noi abbiamo posto il tema dell'alternativa. Ora, sia chiaro, l'alternativa non può essere, credo, e questo ne siamo tutti d'accordo, solamente uno slogan. Cioè deve essere un elemento che noi costruiamo nelle nostre assemblee, nelle nostre discussioni, qui, come ognuno all'interno dei suoi luoghi, per noi è quello di scuola e università. E guardate, anche su questo, come dire, un'alternativa però che deve essere raccontata in quella piazza, su un piano di pratiche e di slogan. Cioè noi questo contenuto lo dobbiamo portare nella piazza del 15 ottobre, però è un'alternativa che deve essere anche frutto di un confronto. Maurizio Landini e poi De Magistris hanno posto dei temi, e su quelli, come dire, credo che a partire anche da oggi dobbiamo confrontarci, che siano quelli del contratto collettivo nazionale, che siano quelli, guardate, della liberazione degli spazi pubblici, come poneva De Magistris. Ecco, questi sono i temi e la costruzione dell'alternativa su cui interrogarsi, e sono temi su cui tutti ci confrontiamo all'interno dei nostri luoghi, chi su un piano di lavoro, chi su un piano di gestione degli spazi pubblici e dei beni comuni, pensiamo al forum per l'acqua, chi come noi all'interno delle università. Però questi sono quei contenuti che vanno messi assieme e vanno rilanciati per la costruzione di un'alternativa. Ora, su questo, guardate, io credo poi che noi dobbiamo costruire appunto un conflitto anche rispetto a quella data e un piano di alternativa che però deve guardare lontano a un altro sistema economico, a un altro welfare, però anche vicino. Perché io, come dire, quando scendo in piazza poi mi rivendico anche delle cose concrete. Scusate, io ho un problema quando devo andare a difendere gli studenti, che oggi non hanno più una borsa di studio in questo paese, che oggi a 200.000 studenti viene negata la possibilità di continuare gli studi, gli viene messo, come diceva Tiziano, gli viene inserito un meccanismo di indebitamento fallito negli Stati Uniti, che viene riproposto qua con 10 anni di ritardo. Allora io ricordo che scendo in piazza su un meccanismo, come dire, di costruzione dell'alternativa oggi lontano, però anche su qualcosa di esistente immediato. Quando io parlo di alternativa parlo per me di altra riforma, che la pratico però, cioè costruisco conflitto rispetto a questo. Chiedo che le borse di studio siano coperte, poi non mi posso fermare lì, sia chiaro, questo è un elemento che porto in quella piazza per quello che mi riguarda personalmente. Ora guardate, anche su questo, io credo che poi noi dobbiamo anche, come dire, parlare, identificare i nostri nemici in maniera anche molto chiara, no? Sempre diciamo i mercati non sono un elemento invisibile, tutto. No, è chiaro, va detto, bisogna, come dire, attaccare anche delle figure in Spagna, guardate, loro identificano, no? Botin del Banco di Santander come uno dei loro nemici. Ora in quella piazza dobbiamo anche riuscire a dire, senza neanche personalizzare troppo, però, che Trichet, Draghi e tutta questa gentaglia qua sono i nostri nemici rispetto a quello che proviamo a mettere in campo in quella data. Ora, un'ultima cosa e chiudo. Cioè, guardate, quella piazza è in grado di costruire tanto su un piano, come dire, di conflitto, e nella capacità all'interno di questo conflitto di costruire democrazia. Però è una democrazia che dobbiamo praticare tutti i giorni in queste assemblee,
come nel mondo della formazione, come all'interno delle fabbriche, con tutti gli strumenti che vogliamo, però una democrazia che deve essere reale, che deve essere partecipata e che deve essere, come dire, costruita da noi. Non possiamo pensare di rivendicare un qualche tipo di nuova democrazia istituzionale o qualcos'altro in un momento di cessione di sovranità totale e di distruzione di questo se non siamo in grado di praticarlo a casa nostra. Ora, questo deve essere messo in campo all'interno di quella data, ed è per questo, per dire, e faccio un esempio, che un meccanismo come quello spagnolo, delle piazze riempite di gente, può essere un elemento interessante anche di riapertura dello spazio pubblico e di discussione, che anche va a superare l'organizzazione, è un elemento interessante da tenere in campo. Ora, chiudo su una cosa. C'è qualcuno che pensa che la crisi possa essere un'opportunità? Io, guardate, di questo ne sono poco convinto, perché vedo difficile riuscire ad andare a dire a una persona che oggi vive in Grecia che la crisi è un'opportunità. Allora, è molto difficile. Dopodiché è vero però che in questo momento di devastazione generale, di distruzione, come di tutti quelli che sono gli spazi pubblici, gli spazi di democrazia esistente, e di distruzione di una serie di diritti, con un capitalismo in crisi, noi degli spazi li abbiamo aperti l'anno scorso con tante mobilitazioni, li sono aperti con l'occupazione di questo posto. Ed è vero che ci consegna, se non un'opportunità, ci consegna degli spazi però. Noi in questi spazi, a partire da quella data, dobbiamo provare a inserirci per mandare a casa questo governo, per costruire un'alternativa di breve e di lungo periodo e per dirci, guardate, realmente che noi da questa crisi però costruiamo un'alternativa di contenuto e ne usciamo con un altro mondo possibile. Mauro di Aula Flex Unicommon Napoli. Diciamo che stare qui oggi a ragionare dell'alternativa da costruire è probabilmente una delle sfide politiche più complesse e più interessanti che si possono dare oggi in questo paese. E questa complessità si riproduce nella nostra difficoltà di non avere un ricettario, di non avere una soluzione data, di voler provare a stare attenti a quelle che, come in tutti gli interventi della giornata, sono state dette le semplificazioni sul quadro che ci si può presentare davanti. Evitiamo le semplificazioni e, secondo me, anche come si diceva prima, siamo attenti alle scorciatoie. Io credo che quello che questi anni in cui il movimento degli studenti si è espresso con forza segnalando nel mondo dei saperi la problematicità di un modello di sviluppo che ha bisogno di essere stravolto. Questo elemento qua ce lo portiamo dentro, ce lo portiamo dietro e lo sintetizziamo oggi provando a coniugarlo con quello che è il mondo del lavoro e trovando evidentemente un elemento in comune tra questi pezzi di paese, che è quello della precarietà. Lo dicevamo oggi in altri interventi, la precarietà come struttura esistenziale di quello che è un paese, l'Italia, di quello che è un paese, l'Europa, che vive un crollo verticale dei livelli di benessere, dei livelli di esistenza, dei livelli di felicità. Evidentemente oggi ragionare di questa alternativa vuol dire riuscire a coniugare questi due pezzi di precarietà, vuol dire riuscire a coniugare questi due pezzi di debolezza e vuol dire inevitabilmente per noi mettere al centro la questione del reddito. Lavoro o non lavoro, oggi la soluzione sulla quale si deve costruire un modello di sviluppo diverso, sul quale si deve costruire un'alternativa, non può prescindere dal meccanismo della rivendicazione di un reddito universale. Evidentemente questa cosa trova la sua più grande difficoltà nel passare da ragionamento che insieme condividiamo, da una tensione che evochiamo, alla costruzione materiale di questo stesso processo, di questo stesso meccanismo di alternativa reale. Quello che però come contributo ci sentiamo di dare a questa discussione è la lezione che vediamo da questi mesi di movimento: la centralità del conflitto. La centralità del conflitto insieme ai processi costituenti, la centralità del conflitto insieme alle piazze costituenti. E questo è quello che noi oggi ci portiamo come contributo verso questo 15 ottobre. Un 15 ottobre dove inevitabilmente sentiamo il bisogno di mettere al centro il reddito da una parte e il bisogno di smettere di pagare un debito che non abbiamo prodotto noi. E questa cosa è qualcosa che probabilmente come tensione incominciamo a costruire non solo in Italia ma in tutte le piazze dell'Europa.
la settimana prossima a Napoli iniziamo, tentiamo di costruire un percorso insieme a tanti e diversi in città, che si chiama Precaria, che tende proprio a quel 15 ottobre, provando a mettere insieme quei pezzi che dicevamo adesso. Tanti e diversi, dai precari dello spettacolo, ai precari della scuola, agli studenti, ai lavoratori, ai disoccupati. Ci abbiamo uno spazio di confronto aperto che per 3 giorni proverà a trovare dei punti comuni con i quali iniziare un autunno, un inverno che speriamo sia l'inizio di un processo costituente di una nostra alternativa. Grazie. Allora, Luca Casarini, di Global Project, Centri Sociali del Nord-Est, e poi Nicola Fatotoianni.